Ed eccoci di nuovo in diretta, in studio come sempre Orazio Coclite e Alessandro Gisotti. Siamo in attesa di accogliere Papa Francesco qui nella Casa della Misericordia a Ulaanbaatar in Mongolia. E, Alessandro, vorrei chiederti, il dialogo tra questo paese, cioè la Mongolia e la Santa Sede, risale ai tempi di Innocenzo IV, quindi 800 anni fa. Oggi che rapporti ci sono? Come sono? Sono buoni, sono assolutamente buoni. Del resto, il fatto stesso che ci sia questo viaggio dimostra l'interesse, la grande attenzione che hanno le autorità anche dello Stato, oltre che della Chiesa locale mongola, per il Papa, per la Chiesa cattolica. Anche perché ovviamente, è vero, lo abbiamo ripetuto tante volte, no? In questi giorni, Orazio, questo è un piccolo gregge, questo è un numero sostanzialmente sotto il profilo quantitativo esiguo rispetto alla grande vastità della Mongolia, e tuttavia, e in fondo è quello che racconteremo, che racconterai fra pochi istanti, la Chiesa Cattolica si è molto impegnata fin dall'inizio sulla frontiera dello sviluppo umano, della promozione dei diritti umani, della carità, come diremmo in termini evangelici, per cui questo è qualcosa che ovviamente è molto presente nell'attenzione delle autorità della Mongolia. Dunque hai fatto bene a fare un riferimento storico, perché sennò sembra che il cristianesimo nasca così, di colpo, dal nulla. Anche in Mongolia non è così, perché appunto tu citavi Innocenzo IV, abbiamo imparato questo nome, Giovanni di Pian del Carpine, che era appunto un emissario di Innocenzo IV, che appunto ai tempi dei Khan del grande impero mongolo manda questo suo emissario per creare un contatto con le autorità mongole del tempo. Però poi effettivamente nella storia più recente noi abbiamo il comunismo di matrice sovietica, che in un qualche modo la Mongolia entra in questa sfera di influenza dell'Unione Sovietica, e quindi per 70 anni c'è un ateismo di Stato, quindi sostanzialmente un deserto spirituale. Nel 92 si libera dal giogo comunista la Mongolia, viene approvata una costituzione avanzata perché mette la libertà religiosa tra i punti cardinali della nuova società, del nuovo Stato mongolo, e quindi cominciano ad arrivare i missionari. E quindi comincia anche ad averci questo rapporto tra le istituzioni, tra l'autorità, quindi il governo di Ulaanbaatar e la Santa Sede. E, guarda, diciamo, a sottolineare la buona relazione, proprio nei mesi scorsi il segretario per i rapporti con gli stati, l'arcivescovo Paul Richard Gallagher, è stato in Mongolia proprio per avanzare anche nel cammino di questi rapporti tra Mongolia e Santa Sede. Ecco, mentre Alessandro parlava, il Papa è giunto qui alla Casa della Misericordia, è stato accolto dal direttore della struttura, Fra Andrew Tran Le Puang, che tra poco sentiremo anche il saluto di benvenuto che rivolgerà a Papa Francesco. La Casa della Misericordia è una struttura che si sviluppa su tre piani, più un piano seminterrato, e accoglie temporaneamente persone senza fissa dimora e vittime della violenza domestica. In futuro potrà anche essere un rifugio temporaneo per i migranti giunti in città senza quei punti di riferimento che possono fornire loro un supporto iniziale. La struttura è anche dotata, questo va detto, va sottolineato, è dotata anche di una clinica. Gli operatori della Casa della Misericordia che stamane incontrano Papa Francesco lavorano a stretto contatto con le strutture sanitarie. Sottofondo sentite un canto che introduce questo incontro di Papa Francesco, che ha già raggiunto la sede, e ci apprestiamo ad ascoltare allora il saluto
del direttore della casa Fra Andrew Chan Le Puong. Ascoltiamolo insieme. Santità, grazie per essere qui oggi e benvenuto nella Casa della Misericordia. La sua presenza dimostra il sostegno a quest'opera promotrice di vita. L'obiettivo della Casa della Misericordia è di avvicinarsi a coloro che in qualche modo si sentono ai margini della società. Abbiamo creato una casa dove tutti sono benvenuti. La nostra speranza è quella di creare un luogo di accoglienza per le persone vulnerabili, soprattutto donne e bambini, in modo che possano riunirsi in un ambiente amorevole e sentirsi apprezzati, sicuri e in pace. La casa funziona anche come centro di primo soccorso per i senza tetto. Cerchiamo di fare del nostro meglio per aiutare le persone ad accedere a ciò di cui hanno bisogno, sia che si tratti di riottenere ciò che è loro dovuto, sia che si tratti di riallacciare i rapporti con le proprie famiglie nei momenti difficili. A chi ne ha bisogno forniamo servizi gratuiti di lavanderia e bagno, generi alimentari, primari e abbigliamento se necessario. Soprattutto ci assicuriamo che ci sia sempre qualcuno con cui parlare, qualcuno che si sieda e ascolta gentilmente chiunque venga a bussare alla porta. L'idea iniziale di Sua Eminenza il Cardinale Giorgio Marengo era quella di creare un centro in cui tutte le istituzioni della Chiesa che operano nei settori della giustizia sociale e dell'assistenza ai bisognosi potessero riunirsi e diventare una realtà, per diventare così un contributo comune e concreto della Chiesa particolare in Mongolia. Noi della Casa della Misericordia cerchiamo l'interconnessione con tutti coloro che condividono i valori della compassione amorevole e della responsabilità sociale condivisa in uno spirito di sinodalità. Facendo eco a quanto Sua Santità ha affermato in diverse occasioni, vorremmo essere dalla parte di coloro che non hanno il diritto di parlare o che non vengono ascoltati. La Casa della Misericordia è un luogo di incoraggiamento. Insieme speriamo di costruire un mondo diverso nello spirito dell'unione e della misericordia. Abbattiamo le barriere attraverso il volontariato interreligioso e comunitario. In questo spirito attraversiamo i confini della differenza, avvicinando coloro che sono spesso dimenticati. Santo Padre, mentre il suo tempo con noi in Mongolia volge al termine, vorremmo ringraziarla. Ci auguriamo inoltre di continuare questo viaggio di speranza insieme per un futuro unito e più radioso per il popolo della Mongolia. Questo era il saluto di benvenuto del direttore della Casa della Misericordia, Fra Andrew Tran Le Puong. Adesso è la volta di una prima testimonianza, la testimonianza di Suor Veronica. A member of the state of St. Paul of Cyprus, and I currently serve at the St. Mary Clinic in Mongolia. Santità, pace a lei, benvenuto in Mongolia. Sono Suor Veronica Kim delle Suore di San Paolo di Chartres e attualmente svolgo il mio servizio presso la St. Mary Clinic in Mongolia. Apprezzo l'opportunità di condividere alcune esperienze che ho vissuto in questo ospedale. Da quasi due decenni la St. Mary Clinic fornisce servizi sanitari di base gratuiti agli indigenti, con il sostegno del St. Mary Hospital di Seoul, in Corea. E io ho avuto il privilegio di servire qui negli ultimi 8 anni. Secondo le ultime statistiche del governo mongolo, in questo paese circa 9.000 senza tetto non possono accedere alle prestazioni mediche
e il tasso di povertà si aggira intorno al 27%. Negli ultimi 5 anni la St. Mary Clinic ha curato una media annuale di 10-12.000 pazienti. Provvediamo a 4 servizi fondamentali. In primo luogo offriamo cure mediche e farmaci a coloro che non possono rivolgersi agli ospedali regolari, perché sprovvisti di documenti di identificazione. In secondo luogo, in collaborazione con St. Mary Hospital di Seoul, forniamo interventi chirurgici gratuiti per bambini con malattie cardiache, un servizio fondamentale non ancora disponibile in Mongolia. Ad oggi abbiamo eseguito con successo circa 70 interventi chirurgici e il progetto per i bambini cardiopatici è ancora attivo. Inoltre mettiamo in contatto persone che necessitano di cure particolari con medici professionisti e ospedali attrezzati. In terzo luogo, procuriamo farmaci non facilmente reperibili in Mongolia e, quando è necessario, offriamo sostegno economico per i costi degli interventi chirurgici, per i beni di prima necessità e per le spese mediche. Infine, la St. Mary Clinic si trasforma all'occorrenza in mercato, in ristorante e in luogo dove è possibile trovare assistenza per emergenze finanziarie. Quando ho iniziato a lavorare alla clinica, instaurare relazioni di vicinanza con i poveri non è stato facile. In particolare ho sempre vivo nella mia mente un ricordo. Stavo preparando del caffè caldo in una fredda mattina d'inverno del 2017 e attraverso la fessura della porta ho visto all'esterno 3 senza tetto che cercavano di scaldarsi. In quel momento, con la mia tazza di caffè bollente tra le mani, mi sono sentita così male che ho cominciato a piangere. Da allora ho iniziato a offrire tè e pane a chi viene la mattina e dopo che una volta mi hanno rubato le scarpe, a provvedere calzature a chi ne ha bisogno. Durante questi 8 anni però mi sono resa conto che in realtà io sono più povera delle persone che serviamo. Stando con loro, infatti, sono io che ho trovato gradualmente conforto e protezione dagli influssi negativi del nostro mondo materialista. Anche se non è sempre facile servire tutti quelli che quotidianamente vengono qui a cercare aiuto, queste esperienze mi hanno insegnato ad aprire il mio cuore a Dio. E mi hanno ricordato che lui ha un progetto su di me. Spero sinceramente che il lavoro della St. Mary Clinic possa portare gioia a Dio e ai poveri. E questa era la testimonianza di Suor Veronica Kim. Alla testimonianza dell'operatrice sanitaria segue ora suor e una laica, Lucia Ottungerel, operatrice appartenente alla parrocchia Santa Maria di Ulaanbaatar. Buongiorno, mi chiamo Naidan Ottungerel e sono la 6ª di una famiglia composta da 8 figli. Sono molto felice di parlare qui a nome di migliaia di persone con disabilità. Ho trascorso la mia infanzia in campagna con i miei genitori. Sebbene sia nata con una disabilità, sono cresciuta come una bambina normale, felice con l'aiuto dei miei cari genitori e dei miei cari fratelli. Nel 2002 ho ricevuto un invito ad andare nella Chiesa Cattolica. Il mio primo cammino di fede è iniziato con l'aiuto dei missionari della Consolata. Sono molto grata perché grazie a loro
ho iniziato questa bella esperienza nella fede cristiana. 2 anni dopo essermi avvicinata alla Chiesa, ho riflettuto sulla mia vita di prima e a come vivo adesso, e ho pregato. Quando ho visto la croce, ho visto Gesù con i chiodi nelle mani e nei piedi. Perché una persona è inchiodata così? Non appena ho trovato in me stessa la risposta a questa domanda, ho capito che Gesù era stato inchiodato sulla croce per me, per amore, per i miei peccati. E ho sentito che questa è una croce che dovrei portare e portarla volentieri. Ho capito che Lui è stato crocifisso per me. Mi sono commossa tanto e ho percepito che questa è anche la mia croce. E così ho accettato la mia croce di disabile e l'ho fatto con felicità. Ecco perché dico a molti disabili fratelli e sorelle credenti che Dio dà tutto, dà l'opportunità ad ogni persona e, a seconda di come vedi e accetti questa opportunità, la tua vita si riempie dell'amore di Dio. Mi mancano 2 braccia e 2 gambe, ma voglio dire che sono la persona più fortunata del mondo, perché ho preso la decisione di accettare pienamente l'amore di Dio, l'amore di Gesù. E ricevo questa grande energia dal Salmo 23. Il Signore è mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo. Il mio calice trabocca. Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. E questa era la testimonianza di una laica, Lucia Otongarella. Tra poco ascolteremo anche il discorso di Papa Francesco, il 5° discorso pronunciato dal Pontefice in questo suo 43° viaggio apostolico in Mongolia. Le testimonianze e il discorso del Papa vengono intervallate da un breve intermezzo musicale. Ecco, adesso alcuni bambini danzeranno alla presenza di Papa Francesco. State ascoltando sono non solo bambini, erano previsti dei bambini, ma vediamo dei giovani cantare, li sentiamo cantare, ma li vediamo anche danzare. La danza è una categoria dell'arte molto tradizionale, sempre moderna, nella quale la donna, il giovane, in questo caso i ragazzi, non parlano con le parole, ma con una coreografia, con i gesti, con la bellezza di questi gesti, parla anche il corpo. Allora ascoltiamo questo canto che precede il discorso di Papa Francesco.
approfittiamo di questo canto per rivolgere ancora una domanda ad Alessandro. Il motto del viaggio, lo sappiamo, è sperare insieme. E quindi ancora una volta l'accento, come lo è stato per i giovani a Lisbona, e sulla speranza, che sarà poi anche il tema del giubileo del 2025. Perché tanta insistenza sulla speranza, Alessandro? Papa Francesco lo ha anche detto in alcune occasioni, anche recentemente, perché ce n'è tanto bisogno. E, diciamo, ovviamente per noi la speranza è una virtù teologale, tuttavia, anche senza andare troppo lontani, sappiamo quanto nel mondo di oggi. Ovviamente in Europa noi adesso siamo scossi da questa guerra in Ucraina, ma quante guerre nel mondo, la terza guerra mondiale a pezzi di cui Papa Francesco ha parlato tante volte, c'è quindi un bisogno veramente, direi, grandissimo, quasi disperato in alcune situazioni di speranza, e Papa Francesco vuole testimoniare proprio questo. Allora adesso ascoltiamo il discorso preparato da Papa Francesco, che ha salutato uno dei bambini che hanno offerto al Santo Padre un canto e una coreografia. Ancora qualche istante, il pontefice ha tirato fuori gli occhiali e quindi si accinge a tenere e a leggere il suo discorso. Sentiamolo insieme. Buongiorno, vi ringrazio di cuore per l'accoglienza, il canto, la danza, per le vostre parole e per le vostre testimonianze. Credo che si possano ben riassumere con alcune parole di Gesù. Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare. Ho avuto sete e mi avete dato da bere. Così il Signore ci offre il criterio per riconoscerlo, presente nel mondo e la condizione per entrare nella gioia definitiva del suo regno al momento dell'ultimo giudizio. Fin dalle sue origini la Chiesa ha preso sul serio questa verità, dimostrando nei fatti che la dimensione caritativa fonda la sua identità. Penso ai racconti degli Atti degli Apostoli, con le numerose iniziative prese dalla prima comunità cristiana per realizzare le parole di Gesù, dando vita a una chiesa costruita su quattro colonne: comunione, liturgia, servizio e testimonianza. È meraviglioso vedere che, dopo tanti secoli, lo stesso spirito permea la chiesa in Mongolia. Dalla sua piccolezza essa vive di comunione fraterna, di preghiera, di servizio disinteressato all'umanità sofferente e di testimonianza della propria fede. Proprio come le quattro colonne del grande Gir che sostengono il tondo centrale e superiore, permettendo alla struttura di reggersi e di offrire spazio accogliente al suo interno. Eccoci dunque dentro questa casa che avete costruito e che oggi ho la gioia di benedire e inaugurare. È un'espressione concreta di quel prendersi cura dell'altro in cui i cristiani si riconoscono, perché dove c'è accoglienza, ospitalità e apertura all'altro si respira il buon profumo di Cristo. Lo spendersi per il prossimo, per la sua salute, i suoi bisogni primari, la sua formazione e la sua cultura appartiene fin dall'inizio a questa vivace porzione del popolo di Dio. Da quando i primi missionari sono arrivati a Ulaanbaatar negli anni 90, hanno sentito subito l'appello alla carità che li ha portati a prendersi cura dell'infanzia dell'elita, dei fratelli e sorelle senza fissa dimora, dei malati, delle persone con disabilità, dei carcerati e di quanti nella loro condizione di sofferenza chiedevano di essere accolti. Oggi vediamo come da quelle radici è cresciuto un tronco, sono spuntati dei rami e sono sbocciati tanti frutti, numerose e lodevoli iniziative benefiche
sviluppatasi in progetti a lungo termine, portati avanti per lo più da diversi istituti missionari qui presenti e apprezzati dalla popolazione e dalle autorità civili. D'altronde era stato lo stesso governo mongolo a chiedere l'aiuto ai missionari cattolici per fronteggiare le numerose emergenze sociali di un paese che al tempo versava in una delicata fase di transizione politica segnata da diffusa povertà. Questi progetti vedono impegnati tutt'oggi missionari e missionarie in tanti paesi che mettono al servizio della società mongola le loro conoscenze, la loro esperienza, le loro risorse e soprattutto il loro amore a loro e a quanti sostengono queste numerose opere di bene. Vanno la mia ammirazione e il mio più sentito grazie. La Casa della Misericordia si propone come punto di riferimento per una molteplicità di interventi caritativi, mani tese verso i fratelli e le sorelle che faticano a navigare tra i problemi della vita. È una sorta di porto dove attraccare, dove poter trovare ascolto e comprensione. Questa nuova iniziativa però, mentre si aggiunge alle numerose altre sostenute da varie istituzioni cattoliche, ne rappresenta una versione inedita. Qui, infatti, è la Chiesa particolare a portare avanti l'opera, nella sinergia di tutti i componenti missionari, ma con una chiara identità sociale, locale, come genuina espressione della prefettura apostolica nel suo insieme. E mi piace molto il nome che avete voluto dare, Casa della Misericordia. In queste due parole c'è la definizione della Chiesa, chiamata a essere dimora, accogliente, e commuove, dove tutti possono sperimentare un amore superiore che smuove e commuove il cuore, l'amore tenero della provvidenza del Padre che ci vuole fratelli, ci vuole sorelle nella sua casa. Auspico allora che possiate trovarvi tutti attorno a questa realizzazione, che le varie comunità missionarie vi partecipino attivamente impegnando personale e risorse. Perché ciò si realizzi è indispensabile il volontariato. Il servizio cioè è puramente gratuito e disinteressato che le persone liberamente decidono di offrire a chi ha il bisogno, non sulla base di un compenso economico o di una qualsiasi forma di ritorno individuale, ma per puro amore al prossimo. Questo è lo stile di servizio che Gesù ci ha insegnato dicendo gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Servire così sembra una scommessa perdente. Ma quando ci si mette in gioco, si scopre che ciò che si dona senza aspettare il contraccambio non è sprecato. Anzi, diventa una grande ricchezza per chi offre tempo e energie. La gratuità, infatti, alleggerisce l'animo, risana le ferite del cuore, avvicina a Dio, dischiude la fonte della gioia e mantiene giovani dentro. In questo paese pieno di giovani, dedicarsi al volontariato può essere una via di crescita personale e sociale decisiva. E poi un fatto che anche nelle società altamente tecnologizzate e con un alto standard di vita, il sistema della previdenza sociale da solo non basta a erogare tutti i servizi ai cittadini se in aggiunta non ci sono schiere di volontari e volontarie che impegnano tempo, che impegnano capacità e risorse per l'amore dell'altro. Il vero progresso delle nazioni infatti non si misura sulla ricchezza economica,
e tanto meno su quanto investono nell'illusoria potenza degli armamenti, ma sulla capacità di provvedere alla salute, all'educazione e alla crescita integrale della gente. Vorrei dunque incoraggiare tutti i cittadini mongoli, noti per la loro magnanimità e capacità di abnegazione, a impegnarsi nel volontariato mettendosi a disposizione degli altri. Qui, presso la Casa della Misericordia, avete una palestra sempre aperta dove esercitare i vostri desideri di bene e allenare il cuore. Abbiamo qualche problema con l'audio, speriamo, ecco che, no, ancora il segnale non ci giunge, quindi... Questa è una fantasia. Ci scusiamo per la breve interruzione, ma continuiamo a seguire il discorso di Papa Francesco. Anzi, quasi sempre sono le persone comuni a dedicare tempo, conoscenze e cuore per occuparsi degli altri. Un secondo mito da sfatare, quello per cui la Chiesa Cattolica, che nel mondo si distingue per il grande impegno in opere di promozione sociale, fa tutto questo per proselitismo, come se occuparsi dell'altro fosse una forma di convincimento per attrarre dalla propria parte. No, la Chiesa va avanti non per proselitismo, va avanti per attrazione. I cristiani riconoscono chi è nel bisogno e fanno il possibile per alleviarne le sofferenze, perché lì vedono Gesù, il Figlio di Dio, e in lui la dignità di ogni persona chiamata ad essere figlio o figlia di Dio. Mi piace immaginare questa Casa della Misericordia come il luogo dove persone di credo diversi e anche non credenti uniscono i propri sforzi a quelli dei cattolici locali per soccorrere con compassione tanti fratelli e sorelle dell'umanità. E questa è la parola, compassione, capacità di patire con l'altro. E questo lo Stato saprà custodire e promuovere adeguatamente. Perché si realizzi questo sogno è infatti indispensabile chi è altrove e chi detiene la responsabilità pubblica sostenga tali iniziative umanitarie, dando prova di una sinergia virtuosa per il bene comune. Infine, un terzo mito da sfatare, quello secondo cui a contare sarebbero solo i mezzi economici, come se l'unico modo per prendersi cura dell'altro fosse l'impiego di personale stipendiato e l'investimento in grandi strutture. Certo, la carità richiede professionalità, però le iniziative benefiche non devono diventare imprese, ma conservare la freschezza di opere di carità dove chi ha bisogno trova persone capaci di ascolto, capaci di compassione, al di là di qualsiasi compenso. In altre parole, per fare davvero del bene, ciò che è indispensabile è un cuore buono. Un cuore determinato nel cercare ciò che è meglio per l'altro. Impegnarsi solo dietro remunerazione non è vero amore. Solo l'amore vince l'egoismo e fa andare avanti il mondo. A questo proposito mi piace concludere ricordando un episodio legato a Teresa di Calcutta. Pare che un giornalista, guardando la ricurva sulla ferita maleodorante di un malato, una volta le aveva detto: quello che fate è bellissimo, ma personalmente io non lo farei neanche per $1,000,000. E Madre Teresa rispose: per $1,000,000 non lo faccio neanche io. Lo faccio per amore di Dio. Prego,
questo stile di gratuità sia il valore aggiunto della Casa della Misericordia, per tutto il bene che avete fatto e che farete. Io vi ringrazio di cuore, grazie, grazie tanto, vi benedico e per favore abbiate anche la carità di pregare per me, grazie. E con la richiesta di preghiere si è concluso il discorso di Papa Francesco, tutto incentrato sulla carità. Alessandro, il Papa ha detto che dove c'è l'accoglienza dell'altro si sente il profumo di Dio, e come i primi missionari facciamo nostro l'appello alla carità, solo così vediamo e serviamo Gesù. La carità, Alessandro, deve essere davvero l'ideale del cristiano, lo deve essere sempre, specialmente nella nostra società moderna così bisognosa di bontà, di comprensione, di misericordia. Di compassione, come ha detto e ha ribadito, lo ha voluto ripetere questo termine Papa Francesco, cioè il soffrire con. La compassione vuol dire, bellissimo questo riferimento alla fine a Madre Teresa, no? Ma credo che ci sia una benedizione di una targa forse adesso. Sì. C'è un momento di preghiera comunitaria, viene recitata l'Ave Maria, è una preghiera antica, profondamente radicata nella tradizione cattolica, è una preghiera questa di fede, di speranza e devozione che viene proprio usata per esprimere la propria gratitudine a Dio e alla Madre di Gesù. E subito dopo ci sarà la benedizione e la della targa che resterà al ricordo di questa visita di Papa Francesco. Ecco, adesso segue la benedizione. Al termine di questo incontro, Dio Padre ci benedice per mezzo di suo Figlio e nello Spirito Santo. Continuando, Alessandro, a parlare un po' del discorso di Papa Francesco, ecco, citavi Madre Teresa, sì. E il Papa ha detto che aiutare l'altro non richiede nessun compenso economico, ma bisogna donare gratuitamente, quindi in poche parole ha parlato anche del volontariato, e Madre Teresa diceva il volontariato è il sorriso del mondo. Ecco, in questo momento viene benedetta da Papa Francesco la targa che resterà a ricordo di questa sua visita qui alla Casa della Misericordia. E c'è anche un dono, viene donata un'icona, una Madonna con bambino realizzata nell'ambito della moderna produzione artigianale libanese. Questa icona della Vergine Maria con bambino è direttamente ispirata alla celebre icona della Madonna della Tenerezza, conosciuta anche come Madonna del Dolce Bacio. Venne dipinta, secondo una tradizione, venne dipinta da San Luca. Accanto a Papa Francesco vediamo il Cardinale Giorgio Marengo, sta presentando alcuni membri di questa casa che viene inaugurata proprio oggi dal Pontefice. E stavamo dicendo del volontariato che Madre Teresa definiva il sorriso del mondo. Il Papa mette sempre l'accento sul donarsi agli altri in modo gratuito e non, in questo caso ha parlato proprio di un compenso economico. Tra l'altro oggi è proprio il giorno, è l'anniversario della canonizzazione di Madre Teresa, proprio da parte di Papa Francesco, è la vigilia della memoria liturgica. Madre Teresa moriva il 5 settembre, proprio domani appunto è la giornata in cui la Chiesa ricorda la Santa dei poveri. Ma lasciami dire, per insomma, sottolineare anche la capacità di attrazione universale della Chiesa, e qui Madre Teresa forse è probabilmente la più grande testimone del tempo contemporaneo, recente, in questo senso,
le Nazioni Unite, quindi la Chiesa te lo aspetti, ma le Nazioni Unite hanno istituito una giornata mondiale della carità, International Day of Charity, proprio il 5 settembre, perché? Perché è il giorno in cui si ricorda la morte di Madre Teresa. E pensavo anche a questo altro riferimento, tu giustamente dicevi la carità è al centro, si entra dal cuore, si entra dall'amore, dalla compassione, e quello che è successo in Mongolia, in fondo è bello, Papa Francesco ha citato gli Atti degli Apostoli, perché sembra veramente qui di vedere 2000 anni dopo i racconti degli Atti degli Apostoli della Chiesa Nascente, dove ovviamente una delle manifestazioni più importanti di questa novità straordinaria che era e che è il Vangelo, l'annuncio di Cristo, è proprio attraverso l'amore, cioè siamo nel mondo ma non siamo del mondo, quindi si svolgono delle attività che non sono di carattere filantropico ma che vedono Cristo in quelle ferite, come Papa Francesco tante volte ci ha ricordato, no? Tocchiamo la carne sofferente di Cristo nel momento in cui tocchiamo la ferita del povero. No, mi colpiva il tema della misericordia, no? Perché ovviamente questo è il Papa che ha voluto un giubileo straordinario, proprio dedicato alla misericordia, e che proprio in quel giubileo della misericordia, ovviamente ricorderai Orazio, canonizza Madre Teresa, e quindi è proprio un po' un richiamo anche rispetto a quello che stiamo vedendo oggi. E poi è bellissimo quell'aneddoto, io lo ricordavo, insomma penso ai tanti di coloro che hanno potuto leggere e conoscere un po' Madre Teresa negli anni, ricordano questo aneddoto che ha raccontato Papa Francesco, cioè di quella signora che dice: ma io non farei neanche per $1 milione quello che fai tu, cioè ricurva sulle ferite maleodoranti di questi poveri a volte moribondi a Calcutta. È la risposta straordinaria, anche con quel senso di humor meraviglioso che aveva Madre Teresa: ma neanche io lo farei per $1 milione, in realtà lo faccio per l'amore di Dio, cioè per nessun dollaro, non $1 milione, che è proprio quella manifestazione della carità e della misericordia che abbiamo visto anche in questi momenti in questa casa della misericordia. E peraltro le suore di Madre Teresa, le missionarie della carità, sono molto attive, molto presenti anche in Mongolia. Ecco, ci dobbiamo fermare per qualche istante, a tra poco. Il vescovo di Dijon, il vescovo di Kim, che è mancato a maggio, il vescovo di Dijon, e la diocesi ha fatto una donazione in memoria di padre Kim. Per questa casa della misericordia. Ecco, qui è la foto di padre Kim, quel sacerdote coreano che è mancato a maggio, e lei, la signora, anche ha curato molto tutti i giorni difficili della cuore. La sua famiglia ha deciso di fare una fondazione per aiutare gli studenti mongoli a studiare all'università. Grazie a te, esperti di Kim Sang-nam, Stefano e padre, grazie mille. Grazie.
Loro sono quelli che hanno lavorato nella comunicazione, tutti questi giorni hanno fatto un sacco di lavori per rendere possibile le trasmissioni, sono da parte nostra. Lui è un nuovo operatore che abbiamo assunto per potenziare il settore della comunicazione. Ecco, lui ha anche un altro sempre della comunicazione, lui anche vorrebbe una firmetta. Grazie. E anche lui qua. Lui era venuto alla GMG in Corea, you were in Korea, aveva fatto pranzo con lei alla giornata dei giovani dell'Asia. E lui lavora molto anche, è un avvocato, lui era il lawyer, e lavora nel tribunale di Ulan Bator, è una famiglia cattolica molto impegnata, molto impegnata. Anche lui il nostro era collaboratore del settore media e della comunicazione. E Mr. Jan Felgentroy è stato per tantissimi anni il coordinatore dei Miseror in Mongolia. Lui è della Germania e ha sostenuto tantissimi progetti della Chiesa in Mongolia. Adesso il suo periodo è finito, però continua a impegnarsi per la Mongolia. Grazie. Quel foglio, Florian aveva un foglio bianco con cui girava. Voleva scrivere su un foglio di carta, foglio che lo spiego e lo si spiega. Si chiamate Florian, Florian, che conosce, tu avete il posto che io, la prima volta che Yeah.
Distribuire.
我们来一下每个人都有 Non trattaci, non trattaci, tu ciò!